bello. Hai visto cosa ho pescato? Sandon? Sandadon? Buona roba, eh. Bentornati cacciatori e benvenuti a questo nuovo video qua Bergaster, per un gioco che non è un gioco come tutti gli altri, è un simulatore, ma allo stesso tempo non è un simulatore come tutti gli altri, è un simulatore di un hobby che Bergaster ha anche nella vita vera. E alcuni di voi probabilmente l'hanno già indovinato dal, diciamo, completo del nostro personaggio, che andiamo subitamente a cambiare faccia, perché non possiamo sopportare. Troppo pizzetto, moderato pizzetto, e anche un po' più chiaro, voglio dire. Non è che siamo razzisti, ma come capelli, qualcosa di scombinato. E poi si sceglie il panto, la camicia no, la camicia lui vuole quella per forza. Ed eccoci qua, col tutorial, non infatti ho ancora provato a fare nulla, in un simulatore. Beh, chi mi segue ha già capito, al di là del nostro abbigliamento. In un simulatore di pesca. Super realistico da quello che ho visto, tipo Next Generation simulatore di pesca. Cioè, il più bel gioco di pesca che io avessi mai visto era tipo più una roba arcade che lasciava il tempo che trovava, c'era il pesce, tiravi su. Qua invece potremmo scegliere laghetto, fiume, in tutto il nord degli Stati Uniti, forse anche in altre parti, il tipo di esca, il tipo di canna, una roba fuori di testa. Andiamo con il tutorial che ci dice butta la canna. Aspetta un po' finché il pesce morde. Beh, io che sono un pescatore esperto, so che bisogna tirare il filo e tenderlo in modo che il pesce non lo veda arrivare in acqua e non sospetti nulla. Lì in alto a destra abbiamo il tipo di esca, stiamo usando del pane, d'altronde il tutorial. Sotto un'immagine, un'icona del galleggiante, nel caso sia troppo lontano. E ancora più sotto non lo so, ma penso sia... Ah, non resta altro da fare che rilassarsi e aspettare. Pesce arrivi. Quindi di sicuro non abbiamo fretta. Giustamente, volendo essere un simulatore di pesca realistico, non poteva che contenere anche quell'aspetto di noia e attesa che la pesca un po' ci vuole far provare. Ho dei cerchi d'acqua intorno al galleggiante. C'è qualcuno che tira? Pesce burlone sul fondo che mi tira la lenza. Voglio provare a tirare. Sinceramente non me lo sentivo buono quel lancio. Dai nel cerchio blu. Almeno sta in piedi galleggiante sto giro. E si attende. E guardate che paesaggio. Una gioia per gli occhi. Se solo uno fosse veramente a pescare e non in un gioco, per aspettare che cosa succeda. Non so, forse il pane non ci piace ai pesci di questo laghetto. Beh, intanto vediamo che è lunedì 17, giorno 1 su 1, 25 gradi, e un leggero vento da nord-ovest da 2 metri al secondo. Pesci non se ne parla. Ah, abbiamo fuori 8 metri di lenza su 66 di quelli che abbiamo nella bobina in tutto. Abbiamo un amo numero 8, cioè non troppo grande. Molto, molto dettagliato, sicuramente. Avviciniamoci un pochino. E a sto giro lanciamo bello lontano. Ok, forse era per quello che non prendevamo un cazzo. Oh, vedo subito attività! Ah! Voglio... Ah! Ho pescato! Sì! Bello, grosso! Boh, possiamo andare via. Sono soddisfatto. Rilascialo. Prima che stia male, un bluegill. Pesci americani, chi lo sa. Vale 15, lungo 21 cm, ci ha fatto guadagnare 4 di esperienza e pesa 2 etti e 20. Caro, torna pure nel tuo laghetto. Scusa del disturbo. Olè! Arrotoliamo e aspettiamo. Magari, chi lo sa, adesso è l'ora del giorno giusta. Infatti guarda che si muove subito. Basta. River Monster. Ah, ce l'ho! Mio, dagli il colpo. Piccolo, ma che River Monster. Piccolo di quello prima. Un etto e otto, un Golden Shiner. E via. Si continua finché il tutorial non ci dice di smettere. Attenzione, di nuovo. Attenzione, di nuovo. O l'ho mosso io. No, mi sa che sto giro l'ho mosso io. No! Stavolta non l'ho mosso io. Stanno tipo assaggiando. Ma non si fidano giustamente. Vieni qua. Olè! Com'è
è che sembrano sempre più grossi, in realtà pesano sempre di meno. Li gonfiano con l'aria. Il tempo per una vera cattura. Quello che dicevo anch'io, apri l'inventario e cambia l'esca per un pesce più grande. Oh 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 oh! Ti cazzi che menù! E vedete il menù da veri professionisti. Abbiamo la canna, il mulinello, il filo, il tipo di filo, il galleggiante, l'amo. E cambiamo l'esca con dei vermi rossi. Possono catturare crappie, bluegill, pumpkin seed, sunfish, pesce più o meno come prima, però dice più grandi, quindi olè. Adesso andiamo allo shop per prendere una rete per pesci, così possiamo finalmente tenerli e non ributtarli sempre, si mangerà finalmente qualcosa. Rete per pesci, comprala, abbiamo 15.000 di budget, cazzo siamo ricchi. Adesso apri la mappa del lago. Giustamente i pesci più grossi preferiscono dei nascondigli migliori, quindi seleziona l'altra area del fiume. Andiamo a pescare. Questa volta qualcosa di grosso. Su dai. C'è il ponticciolo, così possiamo andare in mezzo al lago. E lì sì che si fanno le catture. Quelle vere. No, sembra davvero andare a pescare, cioè. Manca niente. Girati a sinistra e lancia vicino alle le cose. Come si chiamano quelle cose lì? C'è movimento. Adesso. Olè! Sei etti, più di mezzo chilo. Un crappi bianco da trofeo. $92. Ce li dà sti soldi, non so. Però lo possiamo tenere perché giustamente adesso abbiamo anche la sacchetta, la rete. Apri la mappa del lago e continua l'avventura. Puoi lasciare il lago e andare da un'altra parte. Come un vero vincitore. Anzi, e puoi andartene da vero vincitore perché giustamente una roba più grossa di quella non la possiamo prendere. Andiamocene da vincitori. È stata un'ottima giornata di pesca. $92 guadagnati, 56 di esperienza. Abbiamo fatto proprio colpo grosso al drago rosso. Non ci sono eventi, ma possiamo andare in questa nuova postazione. Forse era meglio andare in mezzo se c'erano i pesci grossi. Vabbè dai, tanto è la fortuna che conta. Mattino proprio presto. Ma sono tipo in un server con altra gente? Sì, quello non sono io, quello è un altro. Bella, non facciamo rumore che i pesci si spaventano. Mattiniero, bravo, così si fa. Io ci vado. Sono pronto, pesce. Ti vedo che fai le bolle all'intorno. C'è un vermetto. Ma piano. Oh oh. Adesso. Troppo forte, vero? Mi sono lanciato nel cespuglio. Povero piccolo pesce. 17 centimetri netto, rilascialo. Dai, siamo animalisti. I pesci devono essere almeno grossi, un minimo. No. E guarda lì, Bergaster ha catturato un Blacktail Shiner da un netto e 4. Tutti gelosi e muti. E muti. Di nuovo. Oh, oh. Ce l'ho. Oh, merda. Era grosso e si è staccato. Succede più volte se stacca il pesce che quello che non tira fuori. Effettivamente. Facciamo ancora un tentativo col verme rosso. Sono le 5 e un quarto adesso. Porca troia. Dai su. Oh sì, bravo, bravo. Basta chiamarli. Occhio a lanciarlo. È il cespuglio dei pesci. E pesa quasi 2 etti. Nuovo record personale. Beh, allora lo tengo, dai, cazzo. Poi in realtà nella vita mi sono sempre chiesto, ma che cazzo fanno lì sotto quando il galleggiante si muove così? Ci giocano, se lo passano, una canna. Mangiano un po' tutto. Ah! Mio! È il cespuglio! Bello! Però non prendere questo pesce per evitare una multa di $100. E dato che me ne dà solo 35, lo lascio. Minchia, però 24 centimetri, 3 etti e mezzo. Bello! Bello! Tra pescatori, tra i miei amici, c'è questa cosa. Ogni volta che si pesca un pesce
indipendentemente da quale sia poi. Altro pesce? Quasi. No, ma che cazzo tiri su? Eravamo perfetti. E poi mi chiedo, non c'è un modo per tirarla più? Cioè, proprio solo lontano così. Non è tanto. Poi questi pesci sono ancora più misteriosi. I pesci normali sono misteriosi, non sai cosa fanno, cosa pensano. Ah, come si muovono. Ce l'ho. Bello! Piccolino, ma se lo tengo non mi piglio multe. A sto punto me lo tengo. E dicevo, i pesci normali già sono imprevedibili. In un gioco non puoi veramente avere idea che cosa abbia in mente. Piano, c'è un altro pesce. Mio. Spotted bass, che cazzo vuol dire? Molto bene. 3 di esperienza, 1,40. Ti rilascio, dai. Faccio il bravo e infatti ci hanno regalato anche una moneta. E abbiamo sbloccato tutta la roba di livello 3. Nuova borsa, nuovo cappellino. Molto importante, nuovi pesci. Questo mi pare un luccio, questo mi pare una trota, questo mi pare non so cosa sia. Nuove canne da pesca e nuove licenze quanta roba. Olè. Anzi, in realtà non è che me li ha regalati, effettivamente, li ho solo sbloccati. È come se nella vita vera al negozio di pesca non potessi comprare certa roba se non sei almeno, se non hai almeno pescato pesce lungo così. Regole strane, guarda, andiamo a sbloccare. A pane, stamattina stiamo andando alla grande, ma mi sono anche accorto che il tempo passa di una lentezza. Ce l'ho. Di una lentezza mostruosa, sono ancora le 5:30. Si è liberato il merdoso. Il merdoso! Sono ancora le 5:30, tipo dura 12 ore nella vita vera una giornata di pesca. Vabbè, oh, quando riempo la rete me ne vo. Nel senso. Madonna, il prossimo cabocca lo voglio sparare sulla luna. Boom! Lo lancio all'S lunga. Un altro paese. Oh! Ah! Guarda, no! È impazzito! Povero pesce, stavo sbadacchiando. Guarda, bello! Hai visto cosa ha pescato? Sandon? Sandadon? La roba, eh? Oh! Ah, l'esca è stata mangiata e il pesce si è scappato con la mia esca! Cazzo Bergasta, non siamo qua a mantenere i pesci, siamo qua per pescarli. Guarda quello! C'è un mega pescione! No, mi passi sopra il filo! Ok, non è un problema. Nella vita vera sarebbe stato la fine della pesca di noi due per tutta la giornata. Si incastravano i fili, boh, butta via le canne. Beh, staremo a vedere fra un attimo, perché vedo qualcosa che morde il mio verme. E questa volta non l'avrà gratis. Dai, deciditi! Oh sì! Guarda come lo prendo. Piccolini però. Vabbè, lo tengo, dai. Dai. Pesce grosso. So che sei tu. Grosso e furbo. Ma non furbo abbastanza per Bergaster. Pesca. Una sardina di merda per la 12ª volta. Da! Qualcosa di grosso. Ce l'ho nel culo. Che palle sti pesci. D'altronde loro devono giocarsi la loro vita, mentre per me ne va solo di pescare un pesce in meno di più. È giusto forse che loro siano super attenti, ma allora dobbiamo esserlo anche noi. Niente, me sta magnando di traverso tutti i vermi. Io cambio lato, vaffanculo. Toh, di qua ci saranno pesci molto migliori, ma sicuro pesco una balena. Al primo colpo. Cazzo di pesce che ti sfila il verme dall'amo senza farsi sgamare alle mani. O anzi, secondo me la congiura è ancora peggiore. C'è un subacqueo che... Stavo bello questo, bello! E infatti bello non lo posso prendere. Che palle. Un po' di bacchettoni. Agmurku è ancora qua. Gli faccio il bastardo, gli pesco un po' sopra. Perché cazzo si vede che lui ha trovato il posto giusto, se sta qua. Se non se li è fumati tutti il tipo, i pesci del cazzo. Qualcosa mi sta mordendo? Sì ma no? Sì ma sì? Sì ma forse? Sì! Ce l'ho piccolino perché è subito uscito dall'acqua. No, invece non è piccolissimo. Lo tengo
E a questo punto facciamo il cash out. Agmuk 97, ci vediamo. È stato un piacere, non chiacchiera mai troppo, eh. E noi possiamo fare ancora un'ultima prova, ancora due lanci in un nuovo lago. Mandapan River. Siamo in fiume questa volta e non in laghetto. Pesca che preferisco di gran lunga. Più selvaggia, più avventurosa, meno organizzata. Costo del viaggio totale. Trasferimento $1,500. Porca troia, cosa viaggi? Missile. Totale 1.800, va bene. Previsione del tempo decenti, poco aperto, ma non è un problema. Prende l'aereo per andare a pescare. Pesca di alto livello, d'altronde. Vabbè, io ero venuto a pescare, in realtà. Vediamo un po'. Grande, guarda questo. Kids, grandissimo. Non è tutto agghindato a festa. Abbiamo anche una signorina. Posto un po' affollato, ma essendo arrivati alle 5 del mattino, per primi abbiamo preso il posto migliore. Guardate la corrente del fiume che poco a poco porta il galleggiante a valle. No, no, se vuoi un gioco realistico sulla pesca, l'hai trovato. Oh, ce l'ho? Oh, bello! Bello grosso che tira! Ma giustamente i pesci di fiume sono più cazzuti, più resistenti, più selvaggi. Casa mia si mangerà solo più pesce. Buonissimo pesce. Adesso. Ora. In questo istante. Ole! Ce l'abbiamo. Bello, bello! Un bel pesce gattone! Guarda che simpatico con i suoi baffoni! Ed è una delle mie esche preferite che si può pescare anche qua in Italia. Che figo, mi sembra davvero di averne pescato uno. Complimenti, amico mio. Direi che dopo 2 ore e 30 di pesca intensiva, con questa notizia bomba del pesce gatto da quasi un chilo, io vi dico, per questo video sulla pesca può essere abbastanza. Vi ricordo, sono Bergaster. Un commento qua sotto, non è mai sgradito, soprattutto da parte dei cacciatori pescatori per questo video, e noi ci becchiamo al prossimo video. Bella ragazzi.